andiamo a votare i cosplayer del Milano Games Week Cartoomix. Benvenuti in Kiwi! Bella a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi, nuovissimo video, sì, perché come avete letto dal titolo andiamo a votare, cioè andrò a dare dei voti nella mia completa ignoranza, soprattutto per alcuni cosplayer che sicuramente non conoscerò il personaggio, quindi andrò a votare principalmente il cosplay in generale, così come lo vedo nella mia totale ignoranza, ok? Quindi non sono né un giudice né un critico di sto ceppa, sono una persona normale che dà un testa di cazzo che dà i voti a dei cosplayer che probabilmente non conoscerò nemmeno i personaggi, ma va bene così, diamo voti a gente così, scusate chi avrà dei voti bassi probabilmente, spero che di dare almeno la sufficienza a tutti quanti, ma probabilmente qualcuno se lo beccherà, non lo so, perché ancora non so quali cosplayer mi sono stati, diciamo, dati per vedere la lista dei cosplay. Andiamola a vedere subitissimo, ma ovviamente non prima che, come al solito già lo sapete raga, vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate e fa tutte le cose che dovete fare sempre. Dai, iniziamo subitissimo e vediamo questi tre cosplayer di credo siano cosplayer steampunk. Allora, io iniziamo dicendo che gli steampunk li ammiro molto perché hanno tantissima fantasia per creare dei personaggi o rivisitare dei personaggi in stile steampunk, cosa che io non riuscirei a fare minimamente. Quindi diciamo un voto complessivo, perché qua andrò a votare complessivamente, se sono 1, 2, 10, 100.000 cosplay, andrò un voto complessivo generale a tutta la foto, ovviamente anche cosplayer, quindi il voto è anche riferito ai cosplay, soprattutto ai cosplayer. Quindi andrò a votare questi tre cosplayer di steampunk sinceramente con un bel 8. Iniziamo subito con un bel 8 raga, perché ho detto, io gli steampunk li ammiro molto, quindi hanno tutta la fantasia per poter rivisitare i personaggi e crearne nuovi, cosa che ho detto io non riuscirei a fare mai. Quindi andiamo avanti agli steampunk. Questo è, credo sia, non so il nome del personaggio, ma è di Demon Slayer, credo sia quello con la testa di porco, di cinghiale, credo. Quindi diciamo ha fatto la versione femminile e gli diamo un bel 7. Questo è un frame di un reel, non so perché mi hanno dato un frame di un reel, vabbè, gli diamo un bel 7, ci sta, bella fisica, questo è il 7, bella fisica. Andiamo avanti. Questo invece è qualcuno di Genshin Impact che non so il nome. Ragazzi, se voi conoscete il nome dei cosplayer che io non conosco, scrivetelo qua sotto nei commenti, così almeno mi acculturate un po'. Ovviamente scrivete anche che voto voi dareste a questi cosplay, oppure qual è il vostro preferito, insomma fate un po' come vi pare, basta che commentate. Vabbè ragazzi, quindi io a questa cosplayer di Genshin Impact gli do un 7, raga, cercherò di essere un po' cattivo, un po' stronzetto, però il 7 secondo me se lo merita. Ok, questo invece credo sia, mi hanno detto che si chiama Dottor, si chiama Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Aspetta, perché c'ha la paralisi in faccia? Ah, perché ha fatto da un lato, credo, non vorrei sbagliarmi, credo che sia da un lato Dr. Jekyll e dall'altro lato quella lato con la paralisi Mr. Hyde, credo sia così.
gli do un 8,5, perché ha avuto la fantasia di fare metà e metà, e quindi due cosplay, quasi due cosplay insieme. Gli do un 8,5. Bravo, bravissimo. Andiamo avanti. Questo è uno Jedi. Non conosco i personaggi. Vedo la spada laser, quindi sarà qualcuno di Star Wars. Che io ovviamente, da ignorantone, quali sono Star Wars, non lo conosco molto bene. Questo gli diamo. Allora, ragazzi, ho detto, io non conosco il personaggio. Gli diamo un 6 perché almeno ha avuto l'impegno di comprare la spada laser. E gli diamo un sì, dai, diamogli un 6, sì, so buono oggi, diamogli un 6 a questo personaggio. E questo invece è Harry Potter col badge di vabbè quella di della Milano Game Week. E che voto gli diamo? Gli diamo un 6, diamogli la sufficienza, dai, diamogli la sufficienza. E ma ecco, no, aspetta, sì, no, no, aspetta, voto ritirato, attenzione, voto, non ci ho fatto caso alla barbetta, perché l'occhiale ci sta, alla barbetta e manca il fulmine sulla fronte, quindi devi impegnarti un pelino di più, un 5, devi impegnarti un pelino di più, a me la barba ta dovevi fa, sì. No, barba ta dovevi fa, un po', un pelo. Poi andiamo, questi sono altri due cosplayer di steampunk, stile steampunk, a loro gli do un 7, no, gli do un 6, la sufficienza, perché potevano aggiungerci qualcos'altro di steampunk sulla giacca, sulla cosa, un po' di fantasia, un po' come quelli che abbiamo visto subito all'inizio, che ci hanno messo un po' di cose in giro sulla giacca, quindi un 6 di incoraggiamento, so che potete fare molto ma molto meglio, lo so, io lo so, non vi conosco ma lo so che potete fare meglio, bravi comunque. Andiamo, ma questi sono invece di Stranger Things, non sono di Stranger Things, mi sono visto soltanto la prima stagione, poi lo so, trafiggetemi, frustatemi, ma io questo è quanto, quindi credo che secondo me un 7 se lo siano meritato. Raga, scrivetelo anche voi nei commenti se siete d'accordo con me o se voi gli date altro voto. Secondo me un 7 entrambi se lo sono meritato, eh? Andiamo avanti, vediamo cos'altro sta. Io non conosco questi personaggi minimamente e Obiettivamente, raga, gli do un 5. Un 5 anche questo di incoraggiamento. Non lo so, poi pur che sono fatti precisi, raga, non lo so. Io gli do un 5. Potevano migliorare qualcosa, ma non so cosa, perché non conosco i personaggi. Poi spu che sono uguali, raga, scrivetemelo voi nei commenti se sono uguali ai personaggi originali. Io non li conosco. E per ora gli do un 5. Per ora, andiamo avanti. Le scimmiette, credo, non so se siano le loro mascotte o se sono i personaggi da cui sono ispirati. E fatemelo sapere nei commenti, raga. Andiamo avanti. Oh, questo invece è. E soldatino di The Boys, raga, soldatino di The Boys, devo dire gli do un 8 perché secondo me ci sta, forse un trucco un po' più arrogante, un make up forse un po' più ombreggiature, un trucco, un make up un po' più ignorante, più cattivo, poteva farlo, ma un 8 secondo me se lo merita, secondo me. Tutti gli accessori sono fatti
Non so se li ha fatti lui, li ha comprati da AliExpress, questo non lo sapremo mai, però secondo me un 8 se l'è meritato tutto. Ok, andiamo avanti, vedi, questo è Spider-Man di come che Miles Morales, credo sia quello di Miles Morales. Ragazzi, se mi sto sbagliando fatemelo sapere qua sotto. E quindi Miles Morales, secondo me l'otto se lo è meritato, perché andiamo a vedere, a sto punto andrò a votare la faccia, la parte visiva della faccia, e secondo me la maschera è ben fatta, perché pure il contorno degli occhi si vede che non è stampato, è tipo sopraelevato, diciamo, è tipo in. Però mi piace, secondo me, anche avendo una Zentai fatta bene, quindi secondo me l'8 anche lui se lo merita, chissà se ci sarà qualcuno che meriterà un 10, tipo loro. Oh, raga, ho detto io, non conoscendo Star Wars, attenzione, non conoscendo Star Wars, raga, io a loro, vacca boia, un 9 glielo do, raga. Perché soprattutto questa con la cosa azzurra in testa, che ho detto non conosco i personaggi, raga, mi dovete scusare, però secondo me a loro un 9 se lo meritano tutto, perché questo qua con la barba credo sia, non lo so, però a me piacciono come sono fatti e secondo me ci sta, il 9 se lo sono meritato, secondo me, eh. Andiamo avanti, vediamo. Questa è Loki, è Luca femminile. L'abbiamo vista anche nell'altro video precedente. Mi era uscita tra i vari altri cosplay. Quindi questa è uscita anche lei in mezzo. Loki, Loki, Locado. Ci sta, secondo me, il fatto che c'ha la pelliccia, il bastone di Loki. Secondo me, raga, un 9 se lo merita pure lei, devo dire. Secondo me. I dettagli ci stanno, pure la corona con le corna e il make-up ci sta, ragazzi. Secondo me il 9 anche lei se lo è meritato. Arriverà qualcuno ad avere proprio il 10 che dici in questo video, in queste foto, boh, boh. No, non lo so, andiamo avanti. Ma c'era pure la regina, ma non era morta? No, forse. È un cosplay, credo sia un cos sì, è un cosplay. Cazzo, fatto bene, raga, devo dire, fatto bene. Porca puttana, non credo sia. Aspetta, raga, che zoom un po'. E si è fatto tipo le protesi, ciao. Raga, questo sa giocare, questo è il 9 e mezzo, suo merita. Ingobbamento. Stazza, cioè tipo altezza, ingobbamento, altezza, eleganza, perché la regina è sempre la regina. E ragazzi, secondo me il 9 e mezzo ci sta, eh. Voglio essere proprio cattivo, il 9 e mezzo ci sta, ragazzi, secondo me. Poi fatto pure la foto dentro al busto a due piani che ci stava, tutto collegato. Il 9 e mezzo se lo merita. Questo invece è. Questa invece l'abbiamo. Ah, questa pensa che. No, questa non l'abbiamo vista, questa è la prima volta che l'avrò vista su qualche altra parte. Però questa invece. Questa invece. Non so, non conosco il personaggio. E quindi gli diamo un. No, non è che non conosco il personaggio. Come è fatta, raga? Non so, tipo un'onda energetica in mano. Credo sia non lo so se è un'onda energetica. E secondo me un 8 e mezzo ci sta. Ci sta. Non so, ripeto, non so se il cosplay, il costume l'ha fatto lei o l'ha comprato. Non lo so, non mi interessa. È bello, è ben fatto. Un 8 e mezzo. Ci sta anche per lei, brava chiunque tu sia. Fatemelo sapere nei commenti o se ci stai guardando anche tu, fammelo sapere se il mio voto 8 e mezzo ti piace. Ok, andiamo avanti, vediamo. Questo invece è, credo sia, di Demon Slayer. Non conosco però come si chiama, non so come si chiama. Però, devo dire che è fatto bene per quello che posso vedere.
è fatto bene, secondo non so se il personaggio c'ha pure lo smalto alle unghie, probabilmente sì, c'ha due katane, due spade, e per quello che io posso vedere, raga, io voglio essere stronzo, gli do un 8, proprio perché voglio essere cattivo e stronzo, gli do l'8, raga. Però devo dire che è ben fatto, molto 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 ben fatto. Andiamo avanti. Questo invece è il gruppo, credo, di Star Wars, raga, però quello che fa il robot, secondo me, è tanta roba, non ci vede niente, non so come cazzo fa a camminare, non ci vede niente, forse ci vede in mezzo alle fessure che stanno lì avanti, però raga, il 9, raga, questi sicuramente 9 e mezzo, questi sono meritato, raga, secondo me questi, il 9 e mezzo ci sta, tutta l'imbragatura, tutta l'armatura che hanno fatto, poi soprattutto quello che fa il robottone al centro, secondo me il 9 e mezzo ci sta anche per loro, poi può essere cattivi 9 e mezzo, perché il 10 lo voglio da proprio a qualcuno che dice mo coca, e quindi secondo me il 9 e mezzo loro ce l'hanno, però pure un 10, ma resto su 9 e mezzo, restiamo umili. Andiamo avanti, via. Questa è Batgirl con lo sfondo, con sfondo di Gotham. Secondo me questa un 8 ci sta, ragazzi, sto dando tutti i voti alti perché effettivamente non ho ancora trovato qualcuno a dare no, questo è 3. Per ora l'8 a lei ci sta tutto, raga. Scrivetemelo nei commenti se siete d'accordo anche voi. E allora. Raga, ho detto, non conosco i personaggi di Star Wars, del mondo Star Wars, dell'universo Star Wars. Secondo me il 10 credo che l'abbiamo raggiunto, È da ammirare tutte queste armature che, ripeto, non so se l'hanno fatto loro, l'hanno comprato, commissionato, non mi interessa. Però sono fighi, raga. Io qua vedo parecchio impegno per chiunque l'abbia fatto, comprato, commissionato. Io vedo parecchio impegno, raga, la sporcizia sopra l'armatura, sopra la tuta. E raga, il 10 secondo me loro se lo sono meritato tutto. Raga, secondo me il 10 loro ce l'hanno. Fatemelo sapere se anche voi siete d'accordo con me. Secondo me ci sta. Andiamo avanti. E anche loro, tanta roba anche loro. Quello di sotto non so se... No, credo sia una statua, credo sia un manichino quello di sotto. Invece vedo tipo una piattaforma per reggerlo. Quindi andiamo a votare questi qua di sopra. Secondo me il 9 è loro... L'8 e mezzo, visto le scarpe di quel, credo sia un Boba Fett col casco azzurro, non lo so se le scarpe sono proprio adatte, quindi 8 e mezzo di incoraggiamento, perché 8 e mezzo secondo me, non senza offendere nessuno, attenzione, nella mia totale ignoranza lo ripeto a dire, Andiamo avanti, vediamo chi ci sta. Ci sta Harley Quinn dentro al Funko Pop. Che Harley Quinn, sinceramente, è tanta roba. Secondo me, che gli dimo ad Harley Quinn? Questa viene a casa, mi ammazza, poi via Joker, mi sfonda tutto. Joker, gli diamo l'otto ad Harley Quinn. Ad Harley Quinn, 8. Loro sono... No, raga, non li conosco, raga. Fatemelo sapere qui sotto loro chi sono. Credo sia di un videogioco, ma non so quale. Secondo me loro un 8,
8,5, secondo me l'8,5 loro ce l'hanno, 8,5, il mio voto per loro 8,5, ditemi come si chiamano e da quale videogioco è, credo sia un videogioco, secondo me loro 8,5 ci sta, e lei credo sia un original, non so che personaggio è, non so neanche come si chiama, se ci stai guardando tu, il... proprio che ultimamente sto a da tutti 8, sto a da e non voglio esagerare, raga, mi voglio tenere basso, mi voglio tenere basso, 8 per l'impegno, brava. E niente, raga, qua tocca dargli a sto soldato d'inverno, tocca dargli che gli damo, che gli damo, non so se è photoshoppato o no. Però qua, secondo me il 9 qua ci sta, pure l'ambientazione, l'ha fatto in un parcheggio la foto, pure l'ambientazione, secondo me qua il 9 c'è, il braccio non sembra di quelle cinesate, capito quelle di AliExpress, quelle... Il braccio sembra fatto molto molto bene. Il trucco pure, il make up pure, i capelli, non so se sono i suoi su una parrucca, però ci sta. Le scarpe pure, sono degli stivali. Raga, secondo me il 9 c'è. Andiamo avanti. Questa non so che personaggio sia e da che videogioco venga, sinceramente fatemelo sapere nei commenti, però il sottotetta ci piace, quindi secondo me l'8,5 se l'è meritato. Non so che personaggio sia, magari è proprio identico al personaggio da cui è ispirata, e secondo me l'8,5 ci sta. Andiamo avanti. Questo credo sia un cosplay di Genshin Impact che viene seguito da Spider-Man e Ghost Rider, infatti la sua faccia è molto inquietante, credo sia molto terrorizzata dall'arrivo di loro due, però non c'ha un'arma, quindi un 7, raga, non c'ha l'arma di Genshin, non so che se ce l'ha un'arma, attenzione. Però secondo me il 7, no, poteva togliere la borsa, raga, potevo, forse perché viene scippata da loro, no, non lo so, raga, 7, gli do un 7, perché c'è pure il campanaccio della mucca, sì, però, no, restiamo sul 7, allora, lui invece, raga, secondo me è una fusione tra Cristo e Lucio Dalla, raga, effettivamente, allora, o ha fatto due cosplay insieme fusi e sarebbe una genialata, ma non credo, secondo me la fusione tra Cristo e Lucio Dalla, dai raga, devo essere cattivo, dai, famo 5, dai, 5, la fusione tra Cristo e Lucio, proprio perché voglio essere proprio cattivo, se invece l'hai pensata proprio, l'hai proprio pensata, allora secondo me l'8 ci sta, ma non credo, però Cristo e Lucio Dalla, interessante. Lui invece non so che personaggio sia, raga, credo sia sempre di un videogioco, ma non so quale. Gli diamo un 7 di incoraggiamento, potresti fare di meglio, non lo so se si può fare di meglio, un 7 di incoraggiamento, andiamo avanti. Lui è Iron Man Tony Stark e gli diamo, raga, dai, Tony Stark, il guanto di Tony Stark, anche se è il mio preferito, però devo essere cattivo, oggi sono proprio cattivo. 5
Sì, dai, siamo cattivi, dai, sei, però la prossima volta, zii, te voglio vedere col guanto di Tony Stark, eh? Almeno il guanto, zii, almeno il guanto di Tony Stark, ce deve sta. E loro invece sono i due Wolverine che devo dire tanta roba. Voto complessivo per tutti e due, secondo me un 7,5 loro ce l'hanno, eh? 7,5 per i due Wolverine. Ci sta, eh? Loro credo siano quelli che abbiamo visto prima, credo, quindi andiamo avanti. Credo siano gli stessi. Mi sembra di sì. Non so perché me l'hanno dato di nuovo questa foto. Forse per vederli meglio, però confermo il voto che gli ho dato prima. E loro invece sono, credo siano di Genshin Impact, credo. E quindi gli diamo un pa, 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 gli diamo un 8, gli diamo un 8 perché l'hanno fatto loro, l'hanno comprato, non lo so, secondo me a me piace, quindi l'8 se lo sono meritato. Che devo dire? Vabbè, loro sono impersonator, cioè loro sono se, rag, no, raga, loro sono impersonator, mi dispiace, loro sono troppo OP. A chi mi ha dato le foto, loro sono proprio overpower, secondo me. Sono oltre loro, ragazzi. Loro sono oltre il 10. No, sono proprio oltre il concorso, diciamo, oltre la gara di votazione. Troppo OP. Mi dispiace perché a me mi dispiace. Sono oltre il, loro proprio oltre il 10 vanno, quindi tanta roba, tanta roba loro, eh. E questa non so, non lo so, non la conosco, non so che personaggio sia, fatemelo sapere nei commenti qua sotto. Quindi a lei gli do, boh, che gli do a lei? Gli do sufficienza, diamogli la sufficienza, un 6, un 6 di incoraggiamento perché. Non so se magari può essere pure identica, fatemelo sapere qua sotto, però un 6 per lei c'è. Questa è Wonder Woman, questa non è questa, raga, questa non è Wonder Woman, questa è Super Wonder Woman, raga, tanta roba. E che famo? Un 9, non io damo, sì, eh? Il 9 ci sta tutto, ci sta tutto. E lei invece non so chi sia, non so che personaggio è, però un 7 secondo me ci sta come cosplay generale. Secondo me il 7 c'è. Ditemi se siete d'accordo anche voi, eh? Questi sono quelli di prima che abbiamo già visto all'inizio e sono finiti così. E quindi ragazzi, abbiamo visto alcuni cosplayer di Milano Games Week. E oltre e insieme alle mie votazioni, fatemelo sapere nei commenti qua sotto se siete d'accordo con quello che ho detto io, oppure qual è stato tra di voi, tra questi che abbiamo visto, il vostro cosplay preferito e secondo voi chi merita un solo 10 fra tutti loro? Chi è quello che merita il 10 generale, proprio il king di questi cosplayer che abbiamo visto? Chi è? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Noi invece, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Sciocari!